Con noi anche Leonardo Spolettini del club Flyover Racing Team, anche lui col club motoclub Leone Rampante. Parlaci un pochino delle attività che porti avanti. Sì, noi siamo giunti ormai all'ottavo anno di attività. Quest'anno saremo impegnati nel campionato italiano fuoristrada, negli internazionali d'Italia e alcune gare d'europeo. Abbiamo due giovani promesse, tra cui Ombrosi Francesco e Marincioni Giorgio. Speriamo di fare bene e di arrivare sul gradino più alto del podio. Ci tenevo a ringraziare tutti gli sponsor che ormai da diversi anni ci danno una mano, anche perché senza di loro è difficile andare avanti, le stagioni sono sempre più carestose. Anche da parte Vallesina TV naturalmente, un grandissimo in bocca al lupo al vostro team e tutti quanti, e speriamo di risentirci nel corso della stagione per ulteriori aggiornamenti positivi magari. Grazie, un saluto se vogliamo. Sì, grazie a tutti e in bocca al lupo, speriamo quest'anno di ottenere di buoni risultati. Ok, il motocross è un'attività veramente interessante, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Sono tanti giovani, vedo qua nel parterre, e tanti altri chissà che vorrebbero avvicinarsi a questo tipo di attività. Un consiglio per chi si vuole avvicinare, per chi vuole iniziare? Sì, il consiglio è di comprarsi una moto anche non nuovissima ma in buono stato, e dopodiché tutta l'attrezzatura che ne consente, cioè prima di tutti un buonissimo casco, un paio di stivali, una pettorina e un paio di pantaloni. Mi raccomando, perché si vuole avvicinare a questo sport, la sicurezza, perché è uno sport abbastanza non pericoloso, però se uno è vestito bene può evitare rischi anche gravi. Invito tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo sport, inoltre anche di poterci può contattarmi. Noi abbiamo il sito internet www.flyoverracingteam.it, io sono Leonardo Spolettini, oppure di venire qui al crossodromo Acqua Santa di San Marcello di Jesi, gestito dal motoclub Leone Rampante. Le gare quest'anno sono del campionato italiano sono 6, mentre gli internazionali sono sempre 4, e alcune saranno anche qui nelle Marche, mentre le altre fuori regione. Benissimo, il motocross è anche uno sport, se lo rapportiamo alla velocità, forse un pochino più economico, più alla portata di tutti. Sì, che rispetto alla velocità è meno carestoso, perché anche la moto, una moto decente, usata, si può trovare intorno a 2.500-3.000 euro, mentre una moto da strada a velocità ce ne vogliono quasi 10.000, quindi anche per i giovani è più abbordabile come sport. Benissimo, poi si rivolgeranno a voi e saprete come indirizzarli naturalmente. Un ringraziamento ancora una volta. Sì, dici pure. Un'ultima cosa, tenevo a dire che chiunque si vuole avvicinare a questo sport, può rivolgersi a noi, e noi magari gli installiamo come o meno le tecniche di guida, e gli stiamo anche vicino e possiamo dare dei buoni consigli. Ma esistono anche dei corsi, qualcosa organizzato in questo senso? Purtroppo qui nel motoclub nostro ancora questi corsi non li abbiamo, però avendo un team, io è quasi 15 anni che corro, quindi ho una bella esperienza, e poi con i nostri ragazzi che sono esperti si può avvicinare con maggiore facilità. Quindi i giovani che arrivano in un certo senso li segui anche tu? Sì, volentieri, io mi piace, il team nostro è stato sempre procurativa di amicizia soprattutto e di spirito di compagnia, quindi chiunque si vuole avvicinare si rivolga a me, che in qualche maniera abbiamo la possibilità di aiutarlo. Bellissimo, sottolineiamo lo spirito che abbiamo trovato qua presente nel crossodromo, compagnia, amicizia, sono belle cose. Auguriamo in bocca al lupo a tutti i team e anche a voi naturalmente per una stagione 2008 al massimo dello splendore. Grazie, ci vediamo le prossimamente.